Sempre dal Morino, parliamo adesso con Giancarlo Rosso, tecnico dell'Albese. Allora, mister, una buona partenza, poi la squadra dopo il primo gol si è un pochino spenta. Ma diciamo che il nostro grande errore è di non aver concretizzato le molte occasioni che abbiamo avuto, soprattutto nel primo tempo, perché la squadra ha interpretato bene la partita, l'abbiamo giocata alla pari, abbiamo creato parecchio, purtroppo sotto porta siamo stati inconsistenti. Questa è stata una grossa pecca e poi diciamo che poi il primo gol della Sevillianese su un'uscita nostra di possesso palla abbiamo sbagliato il disimpegno e abbiamo preso questo gol che è logico che ha cambiato la partita, è logico che mi dispiacere molto perché poi sull'1-0 abbiamo preso ancora un palo con Buso e direi che in fase offensiva abbiamo creato molto. Negli episodi non siamo stati così concreti come è stata la Savignanese. Forse è una partita che per l'andamento, per le occasioni da gol create, poteva anche finire con un altro risultato, però alla fine ha vinto la squadra che è stata più concreta sotto porta. Ecco, mancano ancora una settimana, 10 giorni al termine del mercato. C'è qualche novità in vista? Noi siamo ripartiti da una situazione molto difficile dopo l'estate che abbiamo vissuto come società. Non abbiamo grandi disponibilità economiche, perciò è probabile che magari un giocatore possa ancora arrivare, ma ritengo che l'ossatura e la struttura della squadra sia questa.